Una buona serata e bentornati a World News 24. Apriamo l'edizione serale del nostro giornale, come sempre, con i dati relativi all'emergenza coronavirus in Puglia ed in Italia. Nella nostra regione oggi i casi sono stati 180 rispetto ai 136 di lunedì, con maglia nera ancora il Barese. Riaumentano i casi a livello nazionale, 5.901 rispetto ai 4.619. E oggi il Premier Conte in conferenza stampa ha spiegato le nuove misure per l'emergenza. Il servizio. A Cerignola, nel Foggiano, dovremmo vedere adesso le immagini che ci sono giunte. Si è svolta presso l'aula consigliare comunale l'iniziativa dal titolo Smart Graduation Day, l'evento a cui ha aderito il comune Fantino e della regione Puglia in collaborazione con l'ANCI, e ha premiato gli studenti universitari che nel corso del lockdown nei mesi scorsi si sono laureati in modalità telematica. Un momento celebrativo per chi ha dovuto rinunciare alla presenza fisica. Ai 31 laureati è stata consegnata una targa simbolica personalizzata legata ad un albero da piantare ad opera del comune e una pergamena nominativa. Domani poi nella nostra edizione del mattino un servizio più ampio. Adesso però occupiamoci di un'altra intervista che abbiamo realizzato oggi. Si tratta della seconda classificata al concorso internazionale lirico Città di Roma, Anna Maria Stella Pansini, giunta seconda, la vittoria la ricordiamo è andata alla sopra o Fantina Titti Bufo. Ecco la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato. Ed in chiusura alla pagina sportiva, il calcio. Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata dalla federazione portoghese. Lo stesso giocatore si è messo in isolamento ed è in buone condizioni di salute. Ovviamente salterà la partita della Nation League e è probabile anche la prossima partita di campionato della sua squadra, la Juventus. Intanto nel Milan positivo un collaboratore di Pioli. Per quanto concerne invece la situazione legata al Napoli, giocatori tutti negativi. È tutto per questa edizione serale di World News 24, andata in onda questa sera in prima serata. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle 9. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.